E bella a tutti ragazzi, sono Gilberto, sono qui oggi tornato a grandissima richiesta sulle previsioni degli incontri principali. Mi sono messo lì, guardate un po', ne sono scritto sull'agendina come sempre e ora ve le dirò. Allora, partiamo dal presupposto che un bel supporto lo voglio per questo video, infatti se riusciamo cerchiamo di arrivare a 70 likes entro stasera perché domani o dopodomani dovrebbe uscire un video in cui spiego che fine ha fatto il contest che avevo programmato, anche perché ci sarà una novità. E rega, restate sintonizzati perché qua tanta gente se l'è dimenticato, però c'è un contest che avevo fatto e che però non ho ancora portato a termine perché voglio fare una cosa. Allora, raga, possiamo partire dicendo tre match che ci sono in Serie A questa settimana qua. E sono Inter Milan, Napoli Roma e Lazio Juventus. Sono tutti e tre big match. Io di questi qua, se dovessi puntare su alcuni giocatori, punterei soprattutto Inter Milan da persona normale. Però non essendo la EA, sapendo che la EA si comporta un botto random nelle scelte, io purtroppo non saprei chi dirvi dei tre match. Sto solo a dirvi che io sinceramente punterei su Inter Milan, ma voi fate cosa volete. Una delle tre dovrebbe uscire, quindi se volete potete provare a puntare su tutte e tre, male che vada, guadagnate solo su una. Comunque, è a vostro discapito. Poi spostandoci dall'Italia abbiamo 1, 2, 3, 4, 4 partite. Allora, contate che ci sarebbe anche Barcellona Atletico Madrid, però Atletico Madrid è uscito già questa settimana qua, quindi non uscirà sicuro. Però ci sono quattro partite molto carine che sono City Chelsea che posso consigliarvi sinceramente perché allora, considerate che la scorsa settimana sì, è uscita una partita di Premier League, però la Premier League esce molto spesso, quindi non c'è questo, cioè nel senso non potrebbe tranquillamente uscire. Io vi consiglio di puntare semplicemente su giocatori inglesi e di valutazione alta, e così posso darvi io. Potete provare anche a prendere giocatori bronzo argento, però pagandoli pochissimo, se no non ne vale la pena. Altro big match, però, questa volta qua è in Bundesliga e Lipsia Dortmund. Vale lo stesso discorso riguardo ai giocatori della nazionalità del campionato. Ad esempio, comprate giocatori tedeschi della Bundesliga, questo è il consiglio che posso darvi io. I ruoli soprattutto ATT, DC e portieri che escono sempre, perché nel caso in cui prendeste magari giocatori tipo ED, magari la sfida richiede AD e quindi gli ED non si alzano di prezzo. Questo è quello che vi dico. Spostandoci su dei match che sì sono incontri molto principali perché sono comunque tra i principali, però non sono rilevanti come gli altri, ci sono ancora Porto Sporting in Portogallo e Lokomotiv Mosca, Spartak Mosca. Spartak e Lokomotiv potrebbero uscire, infatti vi consiglio di andare a puntare su giocatori russi di valutazione alta, tipo ad esempio da 78 in su, che potrebbe uscire, soprattutto giocatori russi, puntate su quelli. Invece per Sporting Lisbona, puntate su giocatori portoghesi di valutazione alta, sempre ruoli DC, portiere e ATT, che sono quelli meno rischiosi. Se volete poi rischiare, potete prendere anche ED e AD e TSTD che potrebbero alzarsi. E raga, passando però agli incontri marci, perché di marci ne abbiamo ben 4 sta settimana qua, e visto che ogni tanto li prendiamo e ci portano un ottimo guadagno, abbiamo in Mechico, abbiamo un big match tra Chivas Guadalajara contro, adesso vi faccio vedere molto rapidamente perché devo andare a dormire. Abbiamo Chivas Guadalajara contro Club America, questi hanno già dei prezzi abbastanza alti, quindi potete tranquillamente provare a utilizzarli come filtro sniping. Guadalajara contro Club America, che è questo qua, anch'esso i prezzi molto bassi, questo qua più bassi dai, che palle, mi si è buggata la connessione. In realtà ci sono i giocatori, non so perché non me li trovo, ma ci sono, fidatevi, l'ho controllato prima. E la seconda partita, raga, in Polonia è Legia Varsavia contro Lech Poznan in Polonia, come ho già detto. La trova Sibling. Ok, molto bene, l'ho trovata. Abbiamo Lech Poznan che ha dei prezzi molto bassi, quindi rischio zero, contro Legia Varsavia, che è questa squadra qua. Oddio, questo no, questo che anch'essa ha dei prezzi molto bassi, quindi rischio veramente minimo. Spostandoci però in Svizzera abbiamo un altro big match tra Basilea e Zurigo. Infatti,
hanno prezzi molto molto bassi, quindi rischio veramente veramente minimo, come le partite precedenti. La squadra in trasferta è lo Zurigo, quindi potete tranquillamente provare a sniperare questi, ma anche all'asta potete provare a prendere, tanto i prezzi sono molto molto bassi. E l'ultimo degli incontri marci è Olympiacos contro Panathinaikos, che sono nel campionato greco, che ha semplicemente solo 4 squadre su FIFA, e queste qua sono due delle 4. Abbiamo Olympiacos, tanto la mia connessione, non so perché dà problemi. Regà, non capisco perché mi dà problemi la connessione, che cazzo. Cioè, vedete, ho cercato a 500 e non me li trova, e se cerco a 2000 me li trova a 500. Va bene. Regà, comunque, Olympiacos contro Panathinaikos. Il consiglio che posso darvi io è di sniperarli, perché avete così eliminato il rischio di perdita. Nulla, raga, ci becchiamo al prossimo video. Lasciate un bel like, un commentino e ci becchiamo. Bella, raga, suoli!